A Basovizza la cerimonia per il giorno del ricordo delle foibe. Salvini, chi nega quella tragedia uccide due volte il presidente della Camera Fico, una tragedia per troppo tempo taciuta. Su Banca Italia, dopo l'attacco lanciato ieri con Salvini, Luigi Di Maio insiste, serve discontinuità e per il PD serve solo a coprire i danni fatti dal governo al paese. A Torino la conta dei danni dopo la guerriglia urbana scatenata da gruppi anarchici, 11 persone fermate, il centro della città devastato, per il questore il centro sociale un covo di sovversivi. Prosegue la protesta dei pastori sardi per il crollo del prezzo del latte, un centinaio di contestatori ha cercato di bloccare i tir in scalo a Porto Torres vicino Sassari. Appello di Papa Francesco ai governi perché sia estirpata la tratta degli esseri umani, ascoltare il grido di aiuto di chi, vittima di moderne schiavitù, è stato privato di dignità e libertà. Mahmood è il vincitore del Festival di Sanremo numero 69 con la canzone Soldi, secondo posto, ultimo, terzo, Il Volo, oltre 10 milioni e mezzo di telespettatori. I consigli da seguire per viaggiare in sicurezza, anche quando si affrontano ghiaccio e neve, tra poco a TG2 Motori le ultime novità sulle 2 e 4 ruote. Buongiorno dal TG2 a Basovizza, vicino a Trieste, la cerimonia per ricordare una pagina dolorosa della storia recente, la tragedia delle foibe. Più di